Let me go this way, today is my day. God is taking place tonight. Let's all dance and make it shine. Let's all dance and make it shine. Un cordiale buonasera da Antonio Palazzetti, benvenuti a questa nona puntata di speciale Calcio e Mercato. Siamo tornati nello scenario di Pierantonio, nella location del CVA adiacente allo stadio comunale, in collaborazione con la bottega del Tartufo del presidente Fumanti, e questa sera proprio il presidente ci propone il bomber, l'acquisto di razza, che sarà con noi in questa prima parte della puntata, naturalmente Simone Mortaro. Buonasera a Simone. Buonasera, salve a tutti. Ecco, sicuramente il colpo di mercato di questa stagione per il Pierantonio, ma un po' per tutta l'Umbria, sicuramente un acquisto importante per la squadra pierantoniese, Massimo Boccucci. Beh, non è che lo scopro io, anzi sono contento di trovarlo qui, e chiaramente è uno dei giocatori più importanti nella nostra realtà regionale, e secondo me avrebbe potuto fare anche di più in carriera, poi magari ci lo dirà lui cos'è mancato per un salto di qualità ulteriore, però chiaramente è un pezzo pregiato. Credo che le squadre di solito si parte dal centravanti perché uno pensa, no, a fare i gol, poi si dice che sul campo si fa l'ossatura e si parte dal portiere, ma quando si fa la campagna acquisti uno cerca subito l'attaccante che faccia fare la differenza. Credo che in questo caso Mortaro abbia questo ruolo e sa di avere questa responsabilità. Assolutamente, si tratta di un giocatore che sposta gli equilibri. Siamo entrati subito nel vivo del mercato perché entriamo nel cuore delle varie questioni, incombe l'attualità. Abbiamo sicuramente un ospite importante, uno dei protagonisti del calcio, rappresenta la squadra della quarta città dell'Umbria, mi riferisco al Tiferno 1919. È un piacere avere qui con noi il presidente, l'avvocato Roberto Bianchi. Buonasera presidente. Buonasera e grazie dell'invito, buonasera a tutti. Ecco presidente, io partirei da una sua dichiarazione di un po' di tempo fa, insomma, che aveva fatto un parallelo con un'altra piazza importante della nostra regione che attualmente fa i professionisti, si tratta del Gubbio. Ha detto: se il Gubbio fa la Serie C, perché non può farla Città di Castello? Più o meno era questo il senso delle sue dichiarazioni, e lo disse prima di vincere anche il campionato di eccellenza. Ora è considerato già uno dei più vincenti sicuramente per i titoli vinti in questi ultimi anni proprio a Città di Castello. Le chiedo se è ancora valida questa affermazione e soprattutto perché in questi anni antecedenti alla sua presidenza
non si è riusciti a fare questo salto di qualità Città di Castellone professionisti. Che cosa è mancato secondo lei? Allora, tante domande, io rispondo rapidamente. Sì, io feci questa dichiarazione all'inizio del campionato di promozione, dopo aver vinto la prima categoria e già quando vinsi, prima, quando presi la presidenza dell'allora Lerchi, dissi che in 2 anni volevo andare in eccellenza e ci sono riuscito, ma la prima di campionato di promozione feci una conferenza stampa con il sindaco e dissi che in 2 anni volevo arrivare in Serie D, perché dicevo, visto che Gubbio, che è una, tra l'altro una città che amo, ho tanti amici ed è calcisticamente l'ammiro, e ho detto perché il Gubbio in Serie C e Città di Castello, che è la quarta città dell'Umbria, non ci deve essere. Quindi il mio obiettivo è proprio di arrivare in Serie C. 3 campionati vinti di seguito, quest'anno so che mi troverò in una piazza molto molto difficile, cioè in un campionato molto difficile, ci saranno città importanti, si parla del Prato, che ho saputo che ha speso 200.000 euro per 3 attaccanti, il Siena, che probabilmente sarà in Serie D, Rieti, Aglianese, sarà un campionato veramente difficile. Noi dalla nostra parte metteremo degli elementi importanti, intanto una società unita e forte, noi non abbiamo da discutere mai in nulla e quindi questa è la nostra forza. Uno staff dirigenziale quindi ottimo, uno staff tecnico fantastico, e una stima incondizionata nei confronti dell'allenatore, mi sono circondato da persone importanti perché possano darmi un aiuto, perché io sono un neofita del calcio, ho iniziato proprio 3 anni fa e quindi trovarsi in queste promozioni di seguito sì, ti dà entusiasmo, però ti fa vedere e ti mostra anche la propria impreparazione, perché il calcio può sembrare facile da capire, ma in realtà è molto complesso. Quindi credo che il segreto nel calcio, ma anche nella vita o nel lavoro o nella vita professionale, sia circondarsi di persone capaci ed intelligenti. E rispondere all'ultima domanda, cosa è mancato a Città di Castello prima? Non lo so e non voglio processare chi mi ha preceduto. Di certo forse è mancato un po' di coerenza, un po' di entusiasmo, un po' di serietà, e credo che in tutte le cose il calcio è un divertimento, però infatti il mio motto è divertiamoci seriamente, che sembra una contraddizione in terminis, ma in realtà è nel momento in cui ci divertiamo sì, però assumiamolo con serietà e con impegno. Noi siamo una società che sta molto attento al piano finanziario, non ci lascia andare a fare acquisti iperbolici che poi non è in grado di coprirli finanziariamente, noi chiudiamo sempre gli anni l'anno diciamo economico, il piano economico in pareggio, e questa è la cosa sostanzialmente che ci aiuta e che ci contraddistingue come società seria che onora i pagamenti entro il 10 di ogni mese senza un giorno di ritardo, e questo ci permette di affrontare il calcio con serietà e assolutamente. Sul parallelo chiaramente Gubbio Città di Castello, poi farò intervenire Massimo Boccucci, però vorrei chiederle che cosa ne pensa, visto che parlavamo della quarta città dell'Umbria, Città di Castello, che la quinta città, ovvero Spoleto, non si iscriva al prossimo campionato di eccellenza. È notizia oramai certa, ufficiale, lo Spoleto non si è iscritto al campionato di eccellenza con tutta una serie di polemiche, compreso, apro e chiudo parentesi, il Mugnano, perché anche il Mugnano in promozione non si è iscritta, e soprattutto mi collego, così aggancio anche la seconda domanda, che cosa ne pensa, visto che si parlava di Serie C, della retrocessione della squadra del capoluogo, il Perugia. Ecco, che cosa ne pensa di questi due aspetti, Spoleto da un lato e Perugia dall'altro? A me mi contraddistingue sempre la chiarezza, qualche volta posso anche non risultare simpatico perché non amo i convenevoli, non sono un ipocrita. Per me Spoleto, la voluntà Spoleto dell'anno scorso era una squadra che assolutamente non rappresentava la città, e avevo dichiarato proprio anche nella fase della finale di Coppa Italia, che abbiamo vinto la Coppa Italia di eccellenza contro la Ducato, e ho detto che secondo me la squadra che rappresentava la città di Spoleto era proprio la Ducato, una società seria con un settore giovanile. A Spoleto poi c'è anche la Superga 48, che so che è salita in promozione, e la stessa Ducato, che adesso si chiamerà Ducato Spoleto. Ducato Spoleto, ecco appunto, secondo me questa è la squadra che rappresentava la città. E non dimentichiamo a Spoleto anche il BM8 Spoleto, esatto, con il mio amico Vittorio Montesi, che è una bella realtà sana, pulita, infatti io contribuisco col mio sponsor a dare una mano al BM8 Spoleto. Per quanto riguarda il Perugia è un dolore immenso, perché noi siamo, io tifo per il Tiferno, Boccucci tiferà per il Gubbio, però in realtà alla fine il Perugia è la nostra squadra del cuore, la squadra di riferimento, quindi secondo me, per me è stato un grande dolore.
un grande dolore, spero che ci sia un riscatto immediato. Egoisticamente, anche come Tiferno, aver avuto una squadra in Serie B sarebbe stato anche una fucina di giocatori per le squadre ovviamente minori. Quindi perdiamo, secondo me, calcisticamente l'Umbria perde tantissimo. Ecco, in attesa magari di un Città di Castello Perugia in Serie C, le chiedo che cosa ne pensa di questo derby invece comunale fra Città di Castello e Trestina, che si giocherà in quarta serie. Sicuramente una delle poche realtà a livello nazionale, un comune a poter contare di due realtà nella stessa categoria, appunto in Serie D. Allora, devo essere sincero come mi contraddistingue o devo invece essere... Le pregherei allora, la sincerità che la contraddistingue. Benissimo, io con Leonardo Bambino ho avuto modo di colloquiare e avevo detto, avevo proposto caldamente, anche un suo collaboratore stretto caldeggiava questa mia proposta di fare un'unione di forze che poteva essere Tiferno-Trestina. Molto interessante. Gli avevo questo. Proposto anche di fare lui il presidente, avrei fatto il vicepresidente, gliel'avrei dato volentieri la presidenza, visto che lui è 20 anni che fa calcio in maniera esemplare, perché è un paese di 3.000 abitanti che riesce a veleggiare in Serie D per tanti anni, significa che è un presidente che sa cosa vuol dire calcio. Io ho detto superiamo i campanilismi, perché mi sembra assurdo, uno arriva in Serie D in quarta serie, poi fa una trasferta in bicicletta, lo trovo un po' una contraddizione. Quindi ho detto facciamo una squadra unica, uniamo le forze economiche, perché sono importanti, perché Trestina è vero che è un paese di 3.000 abitanti, ma ha un tessuto industriale notevole. E tra l'altro il presidente Bambini è molto capace anche nel reperire risorse economiche e finanziarie, e avremmo potuto insieme fare una squadra che lì veramente c'era da scrivere nero su bianco e da scommetterci che saremmo andati in Serie C in un anno, approfittando anche del Covid, cioè in una situazione di emergenza, crisi economica e finanziaria delle aziende, poteva essere un modo per giustificare. Tra l'altro verso Trestina ho una simpatia particolare, adesso sembra che tutte le città mi sono simpatiche, ma effettivamente Trestina mi è molto simpatica, anche perché mia nuora è una trestinese doc, tra l'altro della famiglia Ceccagnoli, la sorella di Alessio Ceccagnoli, che è un giocatore. Quindi un derby anche in famiglia. È un giocatore, insomma, quindi come un po' facevano i reali di un tempo che si sposavano per unire, diciamo, le casate, eccetera, questo poteva essere un modo per unire le forze. Io non perdo le speranze, spero che quest'anno ci serva, forse lo spettacolo lo guadagnerà, perché un derby Città di Tiferno-Trestina sarà interessante, ma io spero che quest'anno serva ai cittadini di Trestina che di Città di Castello di poter riflettere su questo aspetto e fare una squadra insieme. E poi con due vincenti come il presidente Bianchi e il presidente Bambini sarebbe veramente una super corazzata, mi verrebbe da dire. Allora mi sbilancio prima di ridare la parola a Boccucci e dare una pausa al presidente Bianchi, perché poi Mortaro dovrà lasciarci visto che ha un impegno proprio con il presidente Fumanti. Senta, avvocato, è più probabile a questo punto un derby in Serie C fra Città di Castello e Perugia o la fusione Trestina-Tiferno il prossimo anno? No, io mi auguro che lo scontro, il derby Tiferno-Perugia il prossimo anno non ci sia, perché il Perugia torni nel posto, anzi neanche dove gli compete, perché gli competerebbe la Serie A. E io invece mi auguro una fusione con il Trestina, ma non solo per il Trestina, ma anche perché Bambini è effettivamente una persona con la quale io mi trovo molto bene, una persona competente, una persona seria. Se fosse stato un altro presidente, non faccio il nome, non l'avrei fatto sicuramente, anche se avesse rappresentato una città molto più grande di Trestina. Tanto per il mio modo di essere chiaro. Chiarissimo il presidente, che facciamo rifiatare per qualche istante. Massimo, coinvolgiamo invece il puntero Mortaro a questo punto, che scende di ben due categorie, accetta la proposta del presidente Fumanti, una proposta sicuramente importante, però ecco, scendere di due categorie non è da tutti. Cerchiamo di capire bene il motivo, perché c'è un legame anche con il lavoro, il mondo del lavoro, insomma, se non sbaglio, Simone, ecco, spiegaci poi un attimo la scelta e questa trattativa intavolata con il Pierantonio, che è una realtà importante, che sta risalendo la china e che vuol fare un ulteriore salto di qualità. La squadra mi sembra all'altezza delle aspettative, perlomeno carta alla mano, carta canta, dice il proverbio. Massimo. No, intanto fammi fare una battuta volante col presidente Bianchi. Velocissima, perché poi lo facciamo rintervenire. Ha detto che si diverte seriamente, vuol dire che applica il detto più popolare di Arrigo Sacchi, che disse che il calcio è la cosa più seria tra le meno serie, quindi credo che sia la trasposizione di questa filosofia. E poi fatalmente un riferimento a Gubbio,
al punto di aver scelto l'allenatore e il secondo di Gubbio, che sono Renzo Sarà Tasso un caso? E Massimo Prete, quindi ecco. Evidentemente un occhio ce l'ha buttato, e quando ha detto che Gubbio è un riferimento non è stato casuale. Vengo a Mortaro. Allora, molto bene. Beh, Mortaro non è più un ragazzino, quindi ne è consapevole, a un certo punto si mette giudizio, si mette la testa a posto, si guarda anche oltre, no? Si sa di essere un giocatore di valore, questo lui ne è consapevole, sa che in Umbria ha molti estimatori, ma non credo, non soltanto da noi. Quindi il fatto di aver fatto questa scelta va oltre guardare la categoria, guardare la squadra, non credo che ti sei posto problemi particolari se non quelli di trovare una dimensione nella quale riconoscerti, no? Sì, esatto, hai detto bene, cioè nel senso ho 30 anni, sicuramente non sono magari tantissimi, però penso che sono soltanto magari in anticipo sul percorso di tanti ragazzi che poi lo fanno a 34 o 35 anni il discorso lavorativo. Ho cercato di unire le cose, ho cercato di trovare un lavoro che comunque mi si poteva conciliare col calcio, perché poi vorrei continuare a giocare per molti anni, e mi dispiace perché magari nel momento mio migliore della carriera, perché comunque venivo da 4 annate in Serie D, ho realizzato 40 gol, sono partito da casa, cioè nel senso sono andato in Veneto a giocare, 2 anni fa ho sfiorato anche una squadra per provare a salire in Lega Pro, quindi l'avevo già fatta 3 anni, però ti dico, la cosa principale è stata una cosa lavorativa, e so anche che qui ci stanno persone serie che hanno un progetto serio, e spero insieme a loro di poter portare qualcosa di mio, parecchio di mio, calcisticamente parlando soprattutto, perché... Simone, hai chiuso un po' il cerchio, in amore, col lavoro e con il calcio, perché so che la fidanzata è di Sansepolcro, Fumanti ti manderebbe al punto vendita di Arezzo e mi ha detto ti fa girare un po' per i vari punti vendita del centro Italia, la bottega del Tartufo, ricordiamolo, che è un'azienda importante e seria, e poi il Pierantonio è un progetto calcistico importante, quindi praticamente tutte le carte... C'è, al posto giusto. C'è qualcosa che deve andare male per forza, non so, un po' andare bene tutto così. No, dai. Non dire così al presidente che ti sta ascoltando nel dietro le quinte. No, ma io non mi riferivo al presidente, però vabbè, al di là di questo, uno poi magari fa delle scelte di vita, sì, poi è coincidiato con questo fatto, però la mia scelta, il Città di Castello mi è sempre piaciuto, io ho vissuto 2 anni a Sansepolcro, sono stato benissimo, e quindi ne posso parlare solo bene di quella zona e tutto quanto, quindi... Volevo vivere da quelle parti là, perché poi San Venanzo per me è molto scomodo. Non ci ho mai abitato perché sono stato 13 anni, certo, in giro, però comunque... Senti, parliamo di gol a questo, sì, punto, perché è una cosa importante. Insomma, il presidente ti ha chiesto gol pesanti in questa stagione perché vuol salire nella massima serie. È un vincente, anche Peppe Fumanti, un po' come l'avvocato Bianchi. Allora, diamo dei numeri per i tifosi che ci seguono. Tutta Pierantonio segue il canale 11 perché sa che sei, insomma, in trasmissione. Ma guarda, i numeri non li ho dati mai in vita mia e non li voglio dare neanche adesso, perché penso che io quando entro in campo l'ho sempre fatto al massimo, al 100% delle mie possibilità. Ho fatto sia la promozione e sono arrivato fino alla C e ho fatto sempre a testa bassa il mio lavoro. Entrerò, farò il mio lavoro e darò sicuramente il mio 100%. E spero che possa tramutarsi anche in numeri. Senti, avvocato Bianchi, vorrei un suo punto di vista proprio su Simone Mortaro, insomma, che cosa ne pensa, perché si tratta comunque di un attaccante che sposta gli equilibri a maggior ragione in un campionato come quello di promozione. Ma Simone Mortaro, io tra l'altro l'ho corteggiato 1 anno fa, 2 anni fa, è un grande attaccante, ma io credo che non abbia rinunciato, tra virgolette, al calcio, o abbia ridimensionato le sue ambizioni. Anzi, secondo me ha fatto una scelta intelligentissima, perché ha pensato al lavoro, giustamente, ma con il presidente Fumanti, che conosco ed è molto ambizioso, e dire che lui somiglia a me è un onore per me, ma è effettivamente è un grande imprenditore oltre che un gran presidente di calcio. Per me tornerà, oltre a lavorare eccetera, tornerà ai fasti, perché io sono convinto che Pierantonio quest'anno, non è che voglio gufare assolutamente, ma io sono uno che sono abituato, di solito gufo a me stesso, perché io sono abituato a dire voglio vincere, e il Pierantonio sarà una squadra che andrà in eccellenza e forse ci sarà, ecco, quello sarebbe un derby interessante, Tiferno Pierantonio in Serie D, perché no? Assolutamente. Anche se spero poi io di salire ancora, ma insomma. Assolutamente sì, un augurio naturalmente sia a Mortaro che al presidente. Massimo Boccucci a questo punto. Beh, guarda, Mortaro quello che viene a chiederci è che con questo fisico che si ritrova, perché è chiaro che
La differenza la fa il fiuto del gol, l'essere attaccante, ma la fa anche la prestanza fisica. È sempre stato un giocatore che trascina via i difensori con tale tanta facilità. Io credo che sia importante sia per quello che è l'apporto personale, ma anche per gli spazi che sa aprire per i compagni. Quindi che il Pierantonio abbia fatto un colpo da 90 sul mercato è indiscutibile, questo l'abbiamo detto all'unisono, ma sta nei numeri e nelle cose. Io penso che lui un giorno si chiederà, quando non so se adesso o quando avrà smesso, forse poteva fare di più, nel senso credo che avesse nelle corde la possibilità di mettersi ancora più in gioco nei professionisti. Ecco, su questo vorrei sentirlo. Io ne vedo tanti, quindi posso parlare, insomma. Certo. Simone, sinceramente, perché Massimo ha detto una cosa importante, giustamente, lui segue anche il calcio a livello di Serie A, di Serie B, di Serie C, insomma, potevi fare qualcosa di più? Adesso lasciamo stare il Pierantonio, che sicuramente è una piazza importante e ambiziosa, però sicuramente in un'età matura come la tua potevi guardare più in alto. Ma guarda, io capisco magari anche le persone da fuori, giustamente, magari che vedono e tutto quanto, però io penso che le categorie sono fatte apposta, penso che non, cioè, tutto, ho sempre giudicato un po' male le persone che hanno preso gli alibi nella vita. Io penso di aver fatto d'aver provato a fare il massimo nella mia carriera. Non mi sento un fenomeno, nello stesso tempo mi sono relazionato con tutti gli attaccanti, ho fatto tutti i gironi di Serie D, ho fatto girone C, D e F, G, quindi non ho mai trovato un attaccante che dice oddio quanto è più forte di me di tre categorie, però nello stesso tempo penso anch'io di essere un attaccante normale. Quindi ti dico la verità, ho fatto il possibile per i mezzi che c'avevo e qualche volta magari serve anche un pizzico di fortuna. Questa è l'unica cosa su cui mi posso appellare, però non la voglio prendere come alibi, ecco, ho fatto quello che meritavo. Senti, sulla carta chi vedi che possa tenere il passo del Pierantonio? Poi chiaramente ancora c'è il mercato aperto, quindi bisognerà vedere, però ad oggi ti chiedo, insomma, siamo a fine agosto, quindi vorrei un tuo punto di vista, che idea ti sei fatto sulle concorrenti del Pierantonio per la vittoria del campionato di promozione? Allora, logicamente devo essere onesto, un po' come il presidente. Il presidente, no, è stato super onesto, quindi allora, lo devi essere altrettanto. Allora, noi abbiamo un progetto importante, ma non è detto che poi le cose si vedono sul campo. Penso che ci siano società organizzate, io in questo momento non ne sono a conoscenza proprio nel pieno, perché è un campionato, diciamo, nuovo per me, però penso, conosco delle persone che stanno a Montone, conosco delle persone che stanno a Ventinella, e secondo il mio punto di vista potrebbero essere due squadre, insomma, che provano a fare un campionato di vertice. Poi io non lo so, sinceramente, devo essere onesto, e io spero insomma che sia il anche presidente vuole intervenire su questo. Sentiamo, diamogli il microfono, perché voglio sentire il suo punto di vista. È un lusso, Mortaro, per la promozione è un lusso. Sarà, e qui provoco una scommessa che ti impongo di accettare, farà 20 gol quest'anno, cioè, è un po' la stessa cosa che ho fatto quando ho preso Pica in prima categoria con il lavoro, e poi siamo arrivati, cioè è un gran giocatore, quindi quest'anno il Pierantonio lo farei volare. Concorrenti, sì, vabbè, può darsi che capiterà. Senta, qualche presidente, partita che potranno... Un voto al Pierantonio da 1 a 10 per il mercato fatto finora. 10 lode, ma assolutamente. Cioè non ha competitor, quindi pensate a questo già, punto, fate come ho fatto, Simone, già l'eccellenza. Non potete fallire a questo punto. Con la benedizione anche del presidente Bianchi, io credo poi che... Poi se Fumanti non ti volesse più l'anno prossimo, c'è posto da noi, insomma. Massimo Boccucci, perché poi dobbiamo liberare il bomber e come sai abbiamo un contributo importante, così rifiatiamo un attimo, brecchiamo, abbiamo il presidente degli arbitri Ciancaleoni, che andremo a sentire per il punto, chiaramente anche sul terzo mandato che è stato ufficializzato poco fa, quindi io prima di lanciare il servizio e liberare chiaramente il bomber. Io sono più prudente, io capisco il presidente Bianchi che naturalmente... va con tutto lo slancio e l'onestà intellettuale che ha, perché uno deve essere convinto delle proprie idee. Io invece, siccome ne ho viste tante in tutti questi anni che giro, vincere i campionati è sempre complicato, anche se uno è una squadra fortissima. Non vorrei ricordare una cosa dolente in questo momento, no? Un bel giorno Goretti, che pure è uno che ha fatto 8 anni bellissimi, gli è venuto in mente di dire: se non andiamo in Serie A è un fallimento, e il Perugia si ritrova in Serie C. Allora io direi che ha ragione il presidente,
10 lode sul mercato, è innegabile. Che Mortaro sia un lusso per la promozione è innegabile. Sui 20 gol Mortaro tocchi tutto quello che c'ha, perché il calcio mi insegna che uno molte volte entra papa e esce cardinale, io questo l'ho visto, quindi sono grandi giocatori, le punte soprattutto, gli anni non sono mai uguali, fatti nella stessa squadra, figuriamoci in squadre diverse, però è chiaro che Pier Antonio si porta sulle spalle i favori del pronostico, non sono un fardello, sono le sa vivere. Il presidente Bianchi ha fatto riferimento al suo castello che l'anno scorso partiva con ambizioni, ha saputo pazientare, aspettare un momento giusto, ha fatto una piccola rimonta, ha fatto il sorpasso, poi è successo quello che è successo, ma alla fine i conti si fanno, perché i cavalli buoni sono quelli che arrivano al traguardo. Poi lo dico a uno che a Città di Castello c'è anche una bella tradizione di cavalli, per cui credo che di aver usato una battuta opportuna. Ultima domanda per Mortaro, Massimo. L'ultima domanda è, ne hai viste tante, se sentirti dire che il campionato è vinto, che fai 20 gol, non è troppa responsabilità e magari non può pesare? Guarda, questa è l'unica cosa, non è per presunzione, però ma 2 anni fa e anche l'anno scorso sono stato preso da una squadra per vincere il campionato di Serie D e ti garantisco che era molto più, avevo molte più responsabilità. Ti dico, è una sfida anche per me, è la mia Serie A, la valuto come la mia Serie A, come ho sempre fatto. E ti dico, vediamo quello che sarà. Ripeto, non penso, come hai detto tu, che se prendi un giocatore di categorie superiori poi vince il campionato. Penso che serve dal magazziniere fino all'ultimo tifoso che viene al campo, serve tutto. Ho visto società e anche il pilota della Ferrari, perché insomma uno compra la Ferrari ma dopo deve guidarla in un certo modo, insomma. Certo, certo, serve tutto, no, serve il mister, serve lo staff, serve tutto quanto. Infatti faccio complimenti anche al presidente per lo staff che c'ha, perché io Tasso ci ho giocato contro e non lo conosco magari da allenatore, però so, conosco Falcinelli perché è stato con me a Sansepolcro e penso che c'ha delle persone intorno e possa fare un grandissimo campionato di Serie D. E quindi gli faccio anche un augurio come lui l'ha fatto a noi e la sfida gliela faccio pure io spero che insomma riesca a far bene anche dove se l'asticella si è alzata un po'. Grazie a Simone Mortaro, buon lavoro, in bocca al lupo per la stagione. Grazie e per Pier Antonio. Hai un appuntamento con Peppe Fumanti, come promesso lo liberiamo, poi arriverà un altro ospite importante perché c'è un tema di attualità sulla sicurezza degli impianti anche a livello di calcio dilettantistico, quindi andremo a sentire un protagonista autorevole che conosce molto bene le telecamere di Speciale Calcio e Mercato, ma prima abbiamo un collegamento importante, abbiamo sentito il dottor Repaci, abbiamo sentito esponenti importanti anche del calcio di Lega Pro, mi sembrava giusto, lo confermerà anche Massimo Boccucci del Corriere dello Sport, insomma sentire anche un esponente autorevole importante al terzo mandato che appunto rappresenti gli arbitri, che sono una categoria importante. Quindi andiamo a sentirci il collegamento esterno, prego la regia di predisporre appunto l'intervista con il presidente degli arbitri umbri, Luca Ciancaleoni. Se tutto è pronto, mi conferma la regia di sì, andrei con il servizio, così liberiamo il bomber Mortaro e al rientro avremo un altro ospite al suo posto. Naturalmente rimane con noi l'avvocato Bianchi e anche Massimo Boccucci. Via con il servizio. Buonasera a Luca Ciancaleoni, presidente del CRA dell'Umbria, comitato regionale arbitri, e benvenuto a Speciale Calcio Mercato. Buonasera, grazie e grazie dell'invito, grazie. Saluto anche a Massimo Tocci del Corriere. Buonasera, ringraziamo il presidente, ringraziamo anche il presidente nazionale dell'AIA, Marcello Nicchi, per aver consentito questo collegamento con Ciancaleoni, confermato per il terzo anno consecutivo alla guida degli arbitri umbri. Quindi innanzitutto complimenti presidente per questo rinnovo di un incarico sicuramente importante. Abbiamo sentito nel corso della nostra trasmissione iniziata ormai a luglio con i vari rappresentanti autorevoli della federazione, siamo partiti dal dottor Repaci e mi sembrava giusto dare anche il punto di vista del presidente dell'associazione degli arbitri. E tra l'altro vorrei iniziare con un bilancio dei suoi primi 2 mandati,
e soprattutto che cosa è cambiato rispetto al primo mandato, insomma, ad oggi. Quali sono gli elementi di novità e che cosa riscontra di differente rispetto alla sua prima esperienza da presidente di questa importante associazione? Guardi, il primo anno è chiaro che quando si inizia un'attività importante come questa, perché la mia figura è rappresentare l'AIA nella regione, e quindi c'è stato un periodo di rodaggio per conoscere gli associati, per conoscere gli arbitri, gli assistenti, gli osservatori, gli arbitri di calcio a 5, e quindi c'è stato un pochino di rodaggio. Noi cerchiamo di lavorare in continuità con quello che era stato fatto in precedenza, apportando chiaramente delle novità, delle piccole variazioni per cercare di migliorare, elevare il livello tecnico e comportamentale di tutti gli associati regionali. Per quanto riguarda il secondo anno, chiaramente c'era più consapevolezza del ruolo. Purtroppo è stata una stagione a metà, quasi, perché poi dalla fine di febbraio c'è stata questa emergenza sanitaria che non ci ha permesso di completare la stagione nel modo che avremmo voluto, che tutti speravano, ma non solo noi arbitri, anche calciatori, dirigenti e tutte le parti coinvolte. E comunque niente, abbiamo portato al termine la stagione. Quest'anno mi appresto al mio terzo mandato, chiaramente è iniziato più o meno come era finito l'anno scorso, con un po' di incertezza per quanto riguarda le date di inizio campionato, oppure sul futuro, no, del calcio dilettante. È chiaro che ho parlato di incertezza, che non è un termine che fa parte della nostra associazione, perché come Massimo ben sa, noi organizziamo tutto per tempo, e questo inizialmente non è stato possibile farlo. Comunque nel periodo di emergenza, sempre seguendo le direttive nazionali, che sono state sempre puntuali, abbiamo fatto numerose videochiamate, abbiamo utilizzato questo strumento che per molti era anche nuovo, magari qualcuno lo utilizzava già per lavoro, portando avanti specialmente la parte tecnica, diciamo, perché poi è un modo per far vedere video, per analizzare i casi, ma principalmente, dico io, come ho detto a tutti quanti gli associati in occasione delle videoconferenze, era un modo per rivedersi in quel disgraziato periodo, e per far vedere comunque che l'associazione è presente, ma non tanto per far vedere, perché proprio così, perché proprio è stata presente, è puntuale, è con tutti i vari riferimenti, e quindi siamo stati vicino agli associati, perché magari specialmente per i più giovani potevano subire inizialmente una fase di sbandamento, no? Questo fortunatamente non si è verificato. Adesso siamo pronti per affrontare tutti i vari raduni regionali. Nel giro di 3 settimane completeremo l'iter dei raduni regionali in presenza, chiaramente nel rispetto dei protocolli AIA e federali, e quindi saremo pronti. Chiaramente in questa fase l'aspetto principale è la salute di tutti gli associati, e quindi ci sarà il rigoroso rispetto delle normative sia in fase dei lavori in aula sia in fase dei lavori sul terreno di gioco per quanto riguarda il test atletico. Presidente, ti chiedo, il vostro protocollo è diverso dagli altri? Cioè avete una normativa tutta vostra per la sicurezza anti-Covid? Allora, no, diciamo di no, è lo stesso che utilizza la FIGC per quanto riguarda la ripresa dell'attività di base e dei dilettanti. Quindi noi, per quanto riguarda l'attività sul terreno di gioco, test atletici, dovremmo rispettare quel protocollo. E per quanto riguarda i lavori in aula c'è un altro protocollo, sempre della federazione, della FIGC, con alcune indicazioni chiaramente specifiche dell'AIA. Ci sono delle piccole accortezze che ancora più restrittive, perché come dicevo prima l'aspetto principale è la salute, quindi dovremmo stare attento a tutti i minimi particolari. Presidente, le chiedo proprio in virtù di questo, secondo lei quando debbano ripartire i campionati dilettantistici, visto che comunque si discuterà e si sta discutendo in questi giorni proprio della ripartenza con
le date ufficiali. Il suo punto di vista? Ma il mio punto di vista è di ripartire quando le direttive lo permetteranno, nel rispetto sempre dell'argomento principale, della salute. Quindi capisco che nel mondo dei dilettanti il protocollo è complesso da applicare, e noi comunque in qualsiasi momento si deciderà di riprendere, ci faremo trovare pronti, sicuramente, questo è sicuro. Come ripeto, nel giro di 3 settimane noi completeremo i raduni e quindi saremo pronti per l'inizio dei campionati. Poi, in base alle direttive, secondo le direttive, se si riparte a metà settembre, metà ottobre o quando sarà, comunque noi ci saremo. L'Umbria, presidente, ferma Paolo Tagliavento, ultimo arbitro, peraltro con la qualifica di internazionale, si gode il guardalinea internazionale ugubino Matteo Passeri, e ti chiedo se possiamo sperare che le nuove leve dell'Umbria riservino alla nostra regione altre soddisfazioni dal punto di vista della carriera arbitrale. Come ha detto lei, Matteo Passeri, assistente internazionale, non dimenticherei Alessandro Costanzo, assolutamente, che anche lui assistente internazionale, e Matteo Bottegoni, che opera nella massima categoria nazionale in Serie A. Per quanto riguarda lei, per quanto riguarda, come dicevi tu, il sostituto di un possibile Tagliavento, allora, noi abbiamo 4 arbitri da quest'anno in Serie C. È arrivato per ultimo quest'anno, fresca la notizia, Taricone della sezione di Perugia, a far compagnia agli altri 3 ragazzi presenti, Repace, Angelucci e Zucchetti. 4 arbitri in Serie C per l'Umbria è un buon numero considerando il numero totale degli associati umbri rispetto agli associati nazionali. E quindi si spera che almeno tra questi 4, è chiaro che poi l'imbuto diventa sempre più stretto, si spera che in un prossimo futuro qualcuno riesca a raggiungere la massima categoria. Per quanto riguarda gli internazionali, chiaramente c'è anche Finzi Valentina e Trasciatti Tiziana, che operano a livello internazionale nel calcio femminile. Quindi, considerando che l'Umbria non ha grandi numeri, siamo circa 850, avere 4 arbitri, 4 associati che operano a livello internazionale, direi che è un buon numero. Allargo la domanda di Massimo Boccucci al calcio internazionale. Si è giocata pochi giorni fa la finale di Champions League diretta da un arbitro italiano, Orsato, chiaramente terna totalmente italiana, con il quarto uomo e anche il VAR. Poi naturalmente coglierò l'occasione per chiederle anche un suo punto di vista sulla tecnologia e sull'introduzione appunto di queste nuove strumentazioni, però 2 battute chiaramente sulla direzione di Orsato gliele devo chiedere. Beh, prima di tutto è stato un vanto per tutta l'associazione, per tutti gli associati italiani, vedere un collega, per quanto riguarda anche un amico, perché ho fatto qualche partita insieme con lui, ma anche gli altri ragazzi come Giallatini, come Manganelli e con tutti, tutta la squadra, insomma, li conosco personalmente, e quindi sono ragazzi che hanno meritato la finale, hanno dimostrato di essere all'altezza, perché anche leggendo le cronache, non solo vedendo la partita, ma anche il responso non solo degli altri, ma anche di tutte le componenti, è stato estremamente positivo. Let me go this way, today is my day. God is taking place tonight. Let's all dance and make it shine. Let's all dance and make it shine. Shine.
Molto bene, rientriamo qui presso Pierantonio, siamo a pochi passi dallo stadio comunale in collaborazione con il presidente Fumanti e la sua bottega del Tartufo, una realtà importante dell'Umbria e della nostra nazione, del bel paese, un prodotto sicuramente made in Italy che esporterà il presidente in tutto il mondo. Al posto del bomber Mortaro è arrivato un altro personaggio autorevole. Da un lato c'è la questione Siena, dall'altra la questione sicurezza degli impianti di gioco. Ne parleremo con Rodrigo Bei. Buonasera Rodrigo. Buonasera a tutti. Rodrigo, partiamo dalla questione Siena e aggiungerei anche la San Benedettese, molto attiva sul mercato. L'abbiamo anticipato per la verità in esclusiva proprio anche rispetto ai media nazionali di Maxi Lopez, che ha firmato, sarà a disposizione di Paolo Montero, allenatore della Samb, quindi sicuramente un colpo da 90, un po' in proporzione mi verrebbe da dire un Mortaro a Pierantonio. Parliamo di Maxi Lopez, un giocatore sicuramente che sposta gli equilibri in una piazza molto calda come San Benedetto del Tronto. E poi c'è un Siena che ha degli investitori sicuramente importanti nel girone del Trestina, della Tiferno, del Foligno e del Bastia, quindi che ci interessa molto molto da vicino. Assolutamente sì, e tra l'altro c'è anche un po' di collegamento fra il fatto di San Benedetto e il Siena, perché uno dei pretendenti ad acquisire la società era appunto il presidente uscente della San Benedettese, che era Franco Fedeli. Per quanto riguarda il Siena, è stata una corsa a quattro per l'acquisizione del titolo, e le quattro cordate erano composte: una da Mancini, ex presidente del Latina, una dall'avvocato Palma, ex presidente dello Juve Stabia e attuale presidente del Sora, una appunto da Franco Fedeli, che è una figura che conosciamo molto molto bene per essere stato presidente a Perugia insieme a Damaschi nell'anno della D, e appunto la società che poi è riuscita ad aggiudicarsi l'appalto per la gestione della società del Siena, il gruppo Armeno, che tra l'altro aveva già iniziato precedentemente la trattativa con la Daurio quando ancora c'era in ballo la Serie C. Poi per dei disguidi, pagamenti non arrivati, banche che hanno avuto qualche problema, proprio non è arrivata l'iscrizione alla Serie C, e comunque loro hanno voluto portare avanti il progetto, e sicuramente creando un forte appeal nella città, anche perché erano fortemente sponsorizzati anche dalla tifoseria, ben voluti dalla tifoseria. Sicuramente Siena sarà una delle realtà che potrebbe dare fastidio alle nostre pretendenti. Comunque parte con un grosso svantaggio, che è quello appunto di dover creare completamente una rosa quando gli altri hanno già cominciato le preparazioni, per cui diciamo che la forza, grossa forza economica che loro possono avere, che hanno dato disponibilità di investire, tra l'altro per potersi aggiudicare il progetto, e comunque poi deve anche collimare con la possibilità di trovare ancora calciatori di categoria disponibili, i meglio sappiamo già che sono già partiti, questo è fuori discussione, per cui vediamo come spenderanno questi soldi e che squadra riusciranno a mettere in piedi. Indubbiamente sono già partiti con un bel nome per quanto riguarda il direttore generale, ex SPAL, per cui la prospettiva di fare delle cose fatte bene c'è. Ora vediamo la realtà. Chiarissimo Rodrigo, su questo vorrei fare intervenire il presidente Bianchi, sentiamo che cosa ne pensa, il suo punto di vista, visto che sarà un avversario proprio del Tiferno il prossimo anno. No, sì, condivido quello che ha detto Rodrigo Bei. In parte sono invece in disaccordo, perché che sia in ritardo no, perché col fatto della riforma della Serie C, quindi ci sarà un esubero di calciatori. So che noi stiamo cercando un centravanti di razza, io voglio centravanti, come già dichiarato, 1,90 m con 80 kg,
e so che molti giocatori importanti verrebbero volentieri da me, ma stanno aspettando appunto il Siena, perché comunque è una piazza ovviamente molto più importante e con un passato importante. Poi col fatto che il campionato inizierà a fine settembre, insomma, il Siena fa ancora in tempo ad organizzare, ad organizzarsi e a fare un campionato da protagonista. Certo, l'anno scorso mi dicevano: come farai a vincere il campionato? Converrà a spendere tanti soldi, visto che lo Spoleto sarà principessa araba, e lo spesi e abbiamo vinto. Quest'anno abbiamo gli armeni, vediamo un attimo, insomma, noi da umili tifernati umbri speriamo, insomma, di poter fare e recitare la nostra parte. Non mi lascio spaventare tanto facilmente. Chiaramente io, come ho detto l'anno scorso, voglio vincere, perché piace vincere. Poi, se dovesse vincere il Siena o altri, andrò là, stringerò la mano e dirò complimenti. Ma come si fa ad affrontare un gioco, perché parliamo di un gioco, senza dire voglio vincere? Cioè, penso, fa parte del mio DNA. Poi se non vinciamo, arriviamo quarti, quinti, ottavi, decimi, darò la mano a quelli che sono arrivati prima. Chiarissimo il Presidente, complimenti per la sincerità, questo dobbiamo dirlo, no, perché è stato chiaro e diretto Per la battuta bellissima non ci avevo pensato, ma è stata carina, quella della principessa araba rapportata agli armeni, è stata una chicca il Presidente Bianchi, molto, molto bella. Allora, una battuta raffinata. Sì, raffinata, molto intelligente. Devo dire che bisogna attendere, allora, Grammatica è sicuramente un direttore d'esperienza, oltre alla spalla dei giovanili, è stata la Reggiana, la Virtus Centella è stato un talent scout di valore. Io voglio vedere l'allenatore, per me il manico è molto, molto importante, quindi da lì capiremo che profilo ci sarà. Ancora non è emersa la candidatura, quindi cercheremo nelle prossime ore. È girato il nome di Leonardo Colucci, ma non credo, solo perché l'hanno associato al fatto che Grammatica l'aveva portata a Reggio Emilia, ma non penso sia lui. Però ecco, aspetterei qualche oretta per capire un po' che fisionomia può prendere, però è chiaro che il Siena sulla carta si presenta come squadra da battere in partenza. Adesso vedremo che mercato farà, aggiungendo che la proprietà degli armeni è importante, perché non più tardi di fra qualche ora giocherà il Noah, che è la squadra armena che ha gli stessi proprietari, in Europa League contro i kazaki del Karai, quindi stiamo parlando di una realtà internazionale. Poi vedremo in che modo si calerà nella realtà senese. Ci sarà un derby legale, già ve lo dico, perché se l'avvocato Bianchi è il presidente del Tiferno, il rappresentante non sarà presidente, perché il presidente sarà l'armeno, ma il Trade Union è l'avvocato Belli, che è un pistoiese, un collega di Roberto Bianchi, quindi è derby anche legale quando ci sarà Tiferno. Sì. Perfetto, perfetto. E questa era un'indiscrezione, nonché una curiosità per i nostri telespettatori. A questo punto, Rodrigo Bei, apriamo la tematica degli impianti di gioco. Ritorniamo nei dilettanti, perché vorrei che approfondissimo questo aspetto per tutti i telespettatori, ma anche per le società di calcio. Sono numerose quelle che ci seguono, sono arrivati diversi messaggi che vogliono capire un po' la gestione, visto che è prevista anche l'introduzione di una nuova figura legata alla sicurezza degli impianti di gioco. Ecco, te ne occupi in prima persona per lavoro, anche attraverso la tua impresa. Allora vorrei che in parole semplici e in modo chiaro, anche in maniera breve perché siamo nel rush finale della trasmissione, ma ne riparleremo anche in futuro, spiegassi un po' a tutti i telespettatori di che cosa stiamo parlando. Bene, è uscito un protocollo avallato da Sibilia per dare delle linee guida per la riapertura degli impianti sportivi in previsione della ripresa dei campionati. È un protocollo che stravolge completamente il modo con cui noi abbiamo gestito fino ad oggi le nostre società, che erano dei punti di ritrovo dove anche dei gruppi di amici magari si recavano anche durante la settimana per vedere gli allenamenti e quant'altro, un po' per fare aggregazione. Purtroppo tutto questo non è più possibile, perlomeno per ora, fin tanto che ci sarà il Covid, e ci sarà tutta una serie di processi da dover effettuare in maniera da poter in qualche maniera togliere le responsabilità nei confronti della Presidenza. In questo momento la responsabilità è del Presidente, solo esclusivamente del Presidente, e può essere attenuata solo esclusivamente se la società si attiene a tutte le linee guida che sono state date all'interno del protocollo. Il riassunto è abbastanza, lo facciamo in maniera veloce, poi con l'eventualità anche di approfondirlo in un altro momento.
Le cose da cambiare sono tante. Innanzitutto si divide l'impianto in tre zone ben definite: la zona interna, zona 1, la zona delle tribune, la zona 2, la zona 3 sono i parcheggi, con tre situazioni completamente diverse. La zona 1, che è quella che ci interessa maggiormente, è la zona all'interno della quale ci sarà l'obbligo di rimanere internamente con l'utilizzo di mascherine e guanti da parte di tutti gli operatori. Non potrà essere chiunque ad avere l'accesso. C'è l'obbligo che chiunque accede all'interno della zona recintata deve essere registrato, presa la temperatura e mantenuto un documento per almeno 14 giorni. Detto ciò, ci sono altre restrizioni molto importanti che riguardano tutta la cartellonistica che serve per diciamo, veicolare e cercare di non fare avere incontri ravvicinati fra gli atleti, se non solo sul campo di calcio. Importante sarà tutto il percorso che dovremo fare per igienizzare e sanificare tutto l'impianto, spogliatoi compresi, segreteria e luoghi comuni, per cui c'è tutto quanto un protocollo dove la società stessa, nella figura del presidente, si deve assumere delle responsabilità con le quali dovrà autocertificare l'avvenuta sanificazione. Sarà un documento da dover dare alla squadra ospite e quant'altro. In funzione di tutto ciò è prevista la figura di una nuova figura chiamato DAP, che praticamente sarebbe il responsabile all'applicazione del protocollo, e è una persona che deve essere in qualche maniera formata, ed è proprio per questo motivo che noi, anche come nostra attività, stiamo organizzando anche dei corsi proprio per preparare queste persone a svolgere il loro lavoro. E questo DAP sarà la persona che farà da trade union fra le norme attuative e quello che si farà internamente alla società. Altre situazioni, tipo sarà assolutamente necessario dare delle borracce riconducibili ad un singolo calciatore. Queste borracce devono essere tenute dentro una sacca. Tutta una serie di disposizioni particolari che cambieranno in maniera abbastanza importante il nostro modo di vivere il calcio e lo spogliatoio. Assolutamente, questo sì, bisognerà convivere, insomma, perlomeno in questo periodo con l'attualità, e questo chiaramente è una notizia certa, purtroppo, ahimè, ai noi. Presidente, a questo punto, visto che poi con Rodrigo avremo modo anche di riparlarne nelle prossime puntate, perché è un argomento sicuramente da tenere sott'occhio, sotto controllo, vorrei fare le carte e tornare in Serie D, in attesa chiaramente dell'ufficialità dei gironi, di fare un po' le carte con le altre umbre. Abbiamo parlato del Tiferno, ma ci sono altre umbre. Mi piacerebbe sapere il suo punto di vista, che idea si è fatto, visto che ci saranno comunque dei derby umbri, probabilmente, sempre se chiaramente le squadre, ma non vedo insomma il motivo di dividere come dire le umbre in più gironi, faranno parte appunto dello stesso raggruppamento. No, io insomma, il Trestino, ho visto che ha fatto un acquisto importante, che è Sussì, e quindi è un attaccante di razza, e poi il Trestino ha una tradizione, sono 20 anni che è in Serie D, quindi sicuramente ben attrezzata e sa muoversi in questo ambito per noi ancora sconosciuto. Foligno, beh, che dire, un po' è come parlare del Gubbio, insomma. Foligno ha una tradizione, un blasone importante, ha giocato in Serie C anni recentemente, quindi tra l'altro anche il Foligno è venuto da due promozioni di seguito, quest'anno ha fatto un discreto campionato. E il Cannara, cioè, del mio amico Baldaccini, sono stato a cena recentemente, insomma, il Cannara è sempre una bellissima squadra, una bella realtà. Certo, saranno derby molto belli e molto importanti. Noi parlavamo del Siena, ma io ribadisco, c'è anche il Prato, perché se il Prato dovesse, che è una città poi importante, dovesse essere il nostro girone, saranno guai, perché tra gli attaccanti, se non ero, ha preso anche Ciccio Tavano, un giocatore della nazionale che, insomma, è vero che ha 41 anni, ma l'anno scorso in Serie C ha fatto oltre 20 gol. Quindi sono realtà importanti, ma noi, insomma, manterremo alto
impegno e sicuramente faremo bene. Poi ripeto, il mio obiettivo è sempre quello di vincere, quindi cercheremo di farlo, se non quest'anno, nell'arco di poco tempo. Massimo Boccucci, a questo punto. Io adesso comprendo lo spirito del presidente Bianchi ed è ammirevole il fatto, no, che a fronte di un ciclo vincente, un triennio con tre promozioni, è chiaro che uno non va a fare la comparsa, c'è un animo portato a competere ai massimi livelli, però chiaramente bisognerà vedere la composizione del girone, bisognerà studiare tutti gli organici. Credo che in questa fase sia prematuro immaginare una collocazione del Tiferno, al di là di quanto sta facendo sul mercato, dove sta cercando le pedine giuste, gente che ha anche nome ma anche motivata, perché qui il punto è di avere fame più che di fare le figurine. Perché io Siena credo che competerà, però voglio vedere la squadra prima di parlare, perché sennò qua, ripeto, tante squadre partono per vincere e poi non ce la fanno perché magari hanno fatto delle scelte troppo basate sulla fama dei giocatori e poco sul rendimento. Su questo mi sembrano d'accordo anche i presidenti, sia Rodrigo Bech che l'avvocato Bianchi. Io penso, mi insegna la storia che per me le motivazioni sono fondamentali, la fame che si ha nel raggiungere certi risultati. A volte te la garantisce magari un giocatore che ha delle qualità che tu conosci e hai visto, piuttosto che uno che c'ha il nome. Poi è chiaro che la punta di grido, se si cala nella realtà, fa la differenza, perché prendono un Tavano, prendono un Maccarone che torna o quello che sia, chi ha un Calaiò, le dico tutte, altri giocatori peraltro passati per Siena ad esempio. Chiaro, bisogna vedere come uno si cala nella realtà, perché comunque è un'altra storia. Sullo staff tecnico vuoi aggiungere qualcosa? Mi sembra che avevamo chiarito già la settimana scorsa con il videomessaggio proprio del presidente, presidente Bianchi, Silvano Fiorucci, che l'hai definito il 118. Adesso spiegalo velocemente, in 10 secondi, non so se hai visto l'ultima trasmissione. Ma l'ho fatto anche in sua presenza, come ricorderai, e come ricorderanno i nostri telespettatori, perché è uno che, se ci sono dei problemi, alzi il telefono, lo chiami, è uno che fa le cose molto semplici, aggiusta i vestiti che hanno qualche problemino, è una persona non solo di equilibrio, di esperienza, di capacità, di conoscenza. Il presidente Bianchi ci ha spiegato che ha voluto accanto a sé un uomo di calcio, un uomo che è competente. Ha detto una cosa importantissima nel suo audio che ancora ricordo perfettamente: ecco, non gli darei mai la squadra perché è di Città di Castello, è una scelta proprio vocazionale, certo, bastiamo chiaro. Noi dirigenti, no? Sostanzialmente ha voluto dire, quindi credo che abbia chiarito benissimo. C'è uno staff di primo livello, cioè è importante che ognuno sappia portare qualcosa di suo per aiutare a crescere il gruppo, perché se si ragiona col noi, probabilmente si ragiona di squadra, allora le professionalità ben vengano. Ecco, l'importante è che non vi sia mai confusione di ruoli, che ognuno faccia il suo. E tra i vari esperti di calcio, oltre a Silvano Fiorucci, tra l'altro anche lo staff tecnico, chiaramente di altissimo livello, come ricordava Massimo, c'è anche nel settore giovanile un'altra figura che ritengo molto molto importante, che è Maurizio Falcinelli. E il ruolo del settore giovanile, ora siamo nel rush finale, il presidente spero che ci venga a ritrovare anche nelle prossime puntate per fare il punto anche sul settore giovanile, perché abbiamo una trasmissione che si chiama Giovani in vetrina, proprio incentrata sui settori giovanili, però mi sembra giusto parlare anche di questo, perché come lei diceva giustamente in altre occasioni quando ci siamo sentiti, insomma, è importante sì la prima squadra, ma è importante anche avere un settore giovanile all'altezza delle aspettative. Concludiamo così, presidente, insomma, con un suo pensiero su questo, perché siamo proprio ai titoli di coda della trasmissione. Sì, no, io sarò rapidissimo come mio costume. E il settore giovanile è una cosa molto importante, su quale io credo tantissimo, perché è inutile costruire un palazzo e le fondamenta sono scadenti. Anzi, abbiamo dedicato al settore giovanile ben il 25%, sottolineo il 25% del budget finanziario. Questa dimostrazione di quanto crediamo nel settore giovanile, primo. Secondo, Maurizio Falcinelli l'ho corteggiato da 3 anni, lui era al Sansepolcro, mi diceva non posso venire assolutamente perché mi trovano al Sansepolcro, e io gli dissi va bene, lei non può venire ma non mi può impedire di continuare a corteggiarla, e infatti è venuto e ha fatto un lavoro incredibile. Devo spendere 2 parole rapide anche per il direttore sportivo che l'anno scorso, Diego Giorni, un giovane, dico oddio questo sarà in grado, è di una competenza, di una serietà, non spreca una parola in più di quello che deve dire. Concreto, è veramente un gioiello di direttore sportivo e sono convinto che farà più carriera del Tiferno. Grazie al presidente del Tiferno 1919, avvocato Roberto Bianchi, per essere intervenuto a Speciale Calciomercato. Avremo occasione di riaverlo anche per approfondire altri aspetti, perché le domande erano tantissime, ma il tempo stringe ovviamente e si conclude questa trasmissione. Grazie anche a Massimo Boccucci, che andrà per un periodo in vacanza, giustamente, lo mandiamo in ferie, quindi un saluto alla signora, chiaramente buone vacanze
chiaramente un po' di pausa per staccare la spina. Diciamolo che era stabilito, perché era il ciclo di trasmissione era previsto assolutamente. Ma noi andiamo avanti agosto, e quindi ho preso un impegno di relax concordato prima di partire, però siccome la trasmissione è successo e mi fa piacere, torneremo appena... Insomma, assolutamente sì, torneremo più forti di prima, chiaramente con tutte le novità sia di calcio che di mercato della nostra regione, non solo, grazie anche al presidente Rodrigo Bei. Saremo da te a breve, insomma, presso la Galex, quindi rimanete con noi, perché torneremo a parlare anche del tema della sicurezza, che è molto importante. Insomma, ora chiaramente molti telespettatori vogliono sapere anche i colpi di mercato, vogliono sapere le indiscrezioni, però anche il tema della sicurezza ce lo richiedono in molte persone, perché chiaramente è un tema di attualità che forse riguarda direttamente anche le società di calcio e gli addetti ai lavori. Quindi torneremo a parlare con Rodrigo di questo. Ringrazio Peppe Fumanti, complimenti per il mercato finora svolto, il bomber Simone Mortaro che è stato qui con noi, ringrazio il presidente Ciancaleoni. L'appuntamento, se vorrete, per la prossima settimana, cari telespettatori, vi ricordo che avete tantissime repliche e poi la possibilità di seguire tra l'altro anche l'intervista integrale di Ciancaleoni sulla nostra pagina Facebook ufficiale, speciale calcio e mercato. Avrete poi la possibilità di avere tutte le varie puntate e di riguardarvele anche sul canale YouTube, quindi avete veramente l'imbarazzo della scelta. L'appuntamento, come detto, è per la prossima settimana. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di serata. Buonasera a tutti, grazie alla produzione, grazie al direttore Andreoli, alla prossima settimana e un cordiale buonasera da Antonio Palazzetti. Let me go this way, today is my day. God is taking place tonight. Let's all dance and make it shine. Let's all dance and make it shine.